Era l'epoca dei faraoni, di grandiosi monumenti. Un'epoca di prosperità, ma anche di schiavitù. Come il grande faraone governava il suo regno, così i suoi schiavi, gli ebrei, lo costruivano. C'erano così tanti schiavi che la paura attanagliava il cuore del faraone. Questi ebrei, questi figli di Israele, non mi piacciono. Non mi piacciono per niente. Per niente? Persone terribili? Loro non sono come noi. Ce ne sono troppi. Potrebbero fondare un esercito per cercare di sconfiggerci. Forse è il momento di sfoltire il loro gregge. Io delibero che lavorino di più, molto di più. Fateli lavorare finché crollano. Scrivi! Scrivi! Abbiamo un decreto dal grande faraone! Ma gli schiavi sopravvissero e il faraone continuava a temerli. Prosperano ancora! Fateli lavorare di più. Spezzerò la loro volontà, spezzerò i loro cuori! Li annienterò così come mi ha detto Ra! Convocate le guardie! Uscite a cercare tutti i neonati maschi ebrei e gettateli tutti nel Nilo! Lasciate che ci pensino i coccodrilli. Così questi schiavi sapranno chi è il faraone, sapranno chi è il loro dio. Loro mi temeranno, loro venereranno me, l'immortale faraone. Guardie! Guardie! Del faraone. Ma ora lo spirito di Dio era sulla terra. Stava per aiutare i suoi figli. Jochebed, la moglie di Amram, aveva partorito un maschio e non aveva intenzione di lasciarlo morire. Mio figlio non morirà. Lo abbiamo nascosto per 3 mesi. Non so ancora per quanto tempo possiamo. Gli abbiamo fatto un cesto, non è vero, Miriam? Proprio un bel cesto, molto resistente. Ho aiutato anch'io. Hai fatto un ottimo lavoro anche tu, Aaron. Riuscirà a fuggire, a sottrarsi al faraone. Aprite! Miriam, Aaron, nascondete il vostro fratellino, sul retro, svelti! Se si tratta del canto a squarciagola, io vi posso spiegare. Ma non importa. Oh. Ma io dovrei essere lì fuori a proteggerlo. Stasera non è quello che vorrebbe Dio. Beh, che cosa vuole Dio allora? Che tu aspetti. Starete insieme in seguito. Tu lo proteggerai un giorno. Dio parla a tutti noi, Aaron. Dobbiamo solo ascoltare. Presto lo sentirai anche tu. Che Dio ti guidi, figlio mio. Nessuno farà del male al mio fratellino. Thank you.
del faraone, la principessa reale. Portami quel cesto. Ti sembro forse un pesce? Ti sembro una grande nuotatrice. Perché non te lo prendi da sola, questo cesto? Questo bambino è uno dei figli degli ebrei. Ma adesso lui è mio. Gli dei hanno voluto darmi un figlio. E lui sarà conosciuto come mio figlio e sarà un principe su tutti gli uomini. E visto che è stato salvato dalle acque, il suo nome sarà Mosè. Vostra Altezza. Sì, piccola? Puoi avvicinarti. Oh, com'è carino. Avrete bisogno di una balia per lui? Sì. Sì, ne avrò bisogno. Conosco la donna giusta. Allora portala da me. Questo sarà il nostro piccolo segreto. Tu sei destinato a grandi cose, Mosè. Lo sento nel mio cuore. Figlio mio. Ti arrendi, Mosè. Sono troppo forte per te. Io non mi arrendo mai. Dovresti imparare a farlo. Non vedi come lotta un vero principe? Ramses, è questo il modo in cui si comporta il futuro faraone? No, padre. Oh, Mosè, tu non sei destinato a regnare sull'Egitto, ma sei comunque un principe, mio nipote. Comportati da principe. Ma tu, Ramses, figlio mio, un futuro faraone! Oh, tu mi deludi.
tu hai delle responsabilità. Sei responsabile di tutti i monumenti. Tornate a palazzo, tutti e due. Non volevo metterti nei guai, cugino. Tu mi metti sempre nei guai. Sono stufo. Mi dispiace, Ramses. Oh, ti dispiacerà. Credimi, ti dispiacerà. Mi piace, padre. Hai fatto un ottimo lavoro, figlio mio. Grazie, padre. Gli anni di lavoro e gli schiavi persi ne valgono la pena, se ti porta piacere. Io sono l'unico vero principe nella casa del faraone. Lo sei davvero. Tu sarai un dio per sempre agli occhi dell'Egitto. Grazie a te, figlio mio. Lascia che ti aiuti. Oh, no, vostra altezza. Se il faraone scoprisse che un principe... Ha fatto una buona azione. Non credo che gli dispiacerebbe. Questo sarà uno splendido albero un giorno. Sì, vostra altezza. Grazie, vostra altezza. Stupido pelandrone, o ti stacco la pelle dal tuo misero corpo a frustate! Ehi, tu, smettila! No! No! Basta! Basta così! Questi non sono affari tuoi. Io frusto questi cani in continuazione, è la legge del faraone. Allora la legge è ingiusta. Quello è un uomo, non un cane. È un uomo civile, non dovrebbe far del male nemmeno a un cane. Questo non è giusto. Tu hai bisogno di una lezione. Uccideresti il nipote del faraone? Ucciderei chiunque si prendesse gioco della legge del faraone. E guardandoti meglio, non sembri affatto un nipote reale. Scappa, ragazzo, scappa. Il faraone ti ucciderà per questa azione. Ma io posso spiegarglielo. Lui è mio nonno. No, non lo è. Io ti conosco. Tu sei Aronne, il figlio della mia balia Jochebed. Non è la tua balia. Lei è la tua vera madre. Ma io sono un principe d'Egitto. Non ti ricordi il fiume, il cesto, la coperta che ti ha dato tua madre? Sogno queste cose, ma... È successo davvero. Allora la figlia di Jochebed, Miriam. Tua sorella, mia sorella. Ti vogliamo entrambi bene. Devi scappare per salvarti la vita. No, io sono un principe d'Egitto. Perché dovrei mentire? Fidati di me, Mosè. Fidati. Non ti sei sempre sentito diverso nel tuo profondo? Beh... Sì, ma... Prendi questo asino. Scappa finché puoi. Ma... Che ne sarà di te? Di Miriam? Della mia famiglia? Noi sopravviveremo. Lo abbiamo sempre fatto. E sempre lo faremo. Metti questa e vai. Subito. Ecco che arrivano le guardie. Ci rivedremo, fratello mio. Lo so. Lo sento. Vai!
Che Dio sia con te, fratello mio. Tu non sei più un principe d'Egitto, Mosè. Ma, Ramses, sicuramente il faraone... Ti ha risparmiato la vita. Io non l'avrei fatto. Ecco il tuo scettro. Ora sei il principe del deserto. Vattene dall'Egitto, Mosè. Ora sarai il principe degli scorpioni, delle locuste e degli avvoltoi. Mi piace di averti coinvolto in questa faccenda, asino. Acqua. Ehi, hai fiutato l'acqua. Ehi, 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 aspettami. Ehi, ehi. Donne! Ma c'eravamo prima noi! Le nostre capre hanno più sete! Via, prima che vi facciamo del male! C'erano prima le donne. Aspettate il vostro turno, o ve la vedrete con me. Vattene! Io sono morto per il faraone, e il mio asino è di cattivo umore. Quindi perché non ve ne andate e lasciate che le donne badino alle loro pecore? Noi due non abbiamo niente da perdere, né da temere. Vuoi dividere l'acqua con noi? Ne sarei onorato. Qual è il tuo nome? Mosè. Io sono Sefora, la figlia di Jedro. Tu sei ebreo? No. Sì. Sono solo uno straniero in terra straniera. Vieni. Mio padre vorrà ringraziarti per averci salvate. Così Mosè si stabilì nella terra di Madian e badò al gregge di Jetro. E Jetro gli diede sua figlia Sefora in sposa, ed essi ebbero due figli. Mosè era felice. Ma in Egitto i figli di Israele piangevano per la loro schiavitù. Il loro grido giunse a Dio, che li ascoltò, e Dio scelse Mosè per condurli nella terra promessa. Oh, ti piacciono quei fiori? Non mangiarli tutti. Non vorrai che ti venga il mal di pancia, vero? No. Ce n'è sempre una che scappa. Attenta, piccolina!
cosa c'è? Vieni qui. Non ho mai visto niente di simile. Devo guardare più da vicino. Probabilmente tu hai più buon senso di me. Un fuoco che non brucia l'albero. E quando arrivò in cima, Dio lo chiamò da dentro il fuoco. Mosè. 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 Sono qui. Sono proprio qui. Togliti i sandali, perché sei sulla terra santa. Ecco, me li sono tolti. Ma, Signore, io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, e il Dio di Isacco, e il Dio di Giacobbe. Ho visto la sofferenza del mio popolo in Egitto e ho sentito le loro grida. Poiché io conosco il loro dolore, manderò te, Mosè, a liberarli, e tu porterai il mio popolo a servirmi su questa montagna. Chi sono io, Signore, per fare questo? Se torno in Egitto e dico di essere stato inviato da Dio, nessuno mi crederà. Mi chiederanno quale Dio, qual è il nome di questo Dio. Che cosa gli dirò? Io sono colui che è. Così dirai, colui che è mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome per sempre, e loro ti crederanno. Ora va. Io sarò con te. Signore, non gli basterà la mia parola. Mosè, getta a terra il tuo bastone. Ora prendilo per la coda. Metti la tua mano nella tua veste e tirala fuori. La mia mano è malata. Metti ancora la tua mano nella veste e tirala fuori di nuovo. Mostra al popolo questi segni e loro ti crederanno. Porta loro il mio messaggio e loro ti seguiranno fuori dall'Egitto fino a questa montagna. E poi tu li condurrai nella loro vera patria, una terra dove scorre latte e miele per tutti loro. Signore, io mi fido del tuo giudizio, ma io non sono un grande oratore. Usa tuo fratello Aronne per aiutarti. Fa come ti ho detto, Mosè. Io sarò con te. Avrai bisogno di questo. Ti prego, non lasciarci, Mosè. Dio ha parlato. Io devo andare. Non ti rivedrò più, vero? Certo che mi rivedrai. Dovete avere fede. L'abbiamo, Mosè. L'abbiamo.
Chi va là? C'è qualcuno? Fatti vedere, canaglia! Mosè, sei tu? Fatti vedere! Mosè. Aaron. Fratello mio, ma come facevi a sapere che... Ho fatto un sogno. Dio mi ha detto di incontrarti qui. Non era un sogno, fratello mio. Dobbiamo fare come ci ha ordinato. Andiamo dal faraone. Ma ora abbiamo un nuovo faraone. Arrogante, spietato. Un padrone di schiavi. Un tempo lo chiamavi cugino. Ramses. Non lo vedo da anni. Lui non vorrà vederti. Ho raccontato il mio sogno alla nostra gente. Loro sanno che sei venuto per condurci nella terra del latte e del miele, alla liberazione, alla libertà. Aaron, sono felice che tu sia con me. Avrò bisogno di tutto il tuo aiuto. Io sarò sempre al tuo fianco, Mosè. Grazie, fratello mio. Starai con Miriam e me questa sera. Hai molto da fare domani. Ah, mio dolce fratellino. Bentornato. Benvenuto a casa. Se solo i nostri genitori fossero vivi per vedere questo giorno. È bello essere a casa, Miriam. Finalmente a casa. Ah, Mosè, benvenuto. Sì, è molto bello vederti. Finalmente. Gli anziani, Mosè, volevano incontrarti. Entra, vieni. Tutti vogliamo sapere che cosa Dio ti ha detto. Venuto per vedere il faraone. Il faraone non riceve gli ebrei. Buttate via questa marmaglia da Mosè. Ramses, vengo per questioni urgenti. Sono qui come rappresentante di Dio. Mosè l'assassino. Mosè il vigliacco. Mia sorella è morta piangendo per te. Mi dispiace. Tu sei sempre stato la brutta copia di un principe, Mosè. C'è un solo vero principe d'Egitto, e ora è faraone. Puzzi di pecora. Accendete gli incensi nel palazzo prima di farli entrare. Beh, almeno siamo riusciti a ottenere udienza dal faraone. Così Dio mi ha parlato. E come mi è stato detto, il Signore Dio di Israele dice: lascia andare il mio popolo. Ah, Mosè, ti aspetti che lasci andare via così gli ebrei? Perché un Dio che nemmeno conosco, di cui non ho mai sentito parlare, vuole che io lo faccia? Tu sei stato troppo tempo nel deserto. Guarda, con la tua veste lisa e il tuo bastone spuntato. Sei solo patetico ai miei occhi, e comunque lo sei sempre stato. Sei un assassino, un vigliacco, un impostore. Quanto al tuo signore Dio, il faraone è il solo Dio dell'Egitto. Non ce ne sono altri. Mostraglielo. Mostragli il segno. Guarda il potere del Signore Dio! Padre! È solo un trucco, figlio mio. Guarda e vedrai. Perfino i miei maghi possono superare il tuo cosiddetto Dio. I nostri maghi sono molto più bravi. Ascolta.
Ascoltami, Faraone. Il Signore Dio lo ha ordinato. Devi lasciare andare il mio popolo. Di al tuo Dio che il Faraone non libererà mai gli schiavi. Lavorano a malapena così e tu vuoi che io li lasci liberi. Ora, di al tuo Dio che aumenterò il loro lavoro. Non gli darò più la paglia per fare i mattoni. Dovranno trovarsela da soli e se non raggiungeranno quanto io ho stabilito, moriranno. Moriranno prima della fine del giorno. Di questo al tuo Dio, Mosè. Idiota arrogante. Padre! Va tutto bene, figlio mio. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Chiunque non raggiunga la sua quota di mattoni morirà prima del tramonto. Più mattoni! Più mattoni! Che succede? Frena la lingua. Sono capeggiati da Dathan. È una spia del faraone. Il faraone ha spie ebree. Sei stato via per troppo tempo, Mosè. Sei contento adesso? Ci stanno sfruttando di più. Ci stanno uccidendo. Non hai fatto altro che peggiorare le cose. Vai dal faraone, chiedigli scusa. Digli che hai commesso un errore. Già, forse hai frainteso quello che Dio ha detto. Forse hai sbagliato tutto. Va a dire al faraone che ti sei sbagliato. Noi non abbiamo chiesto il tuo aiuto. Chiedi scusa. Chiedi scusa subito! Mosè! Mosè! Dathan, tu anteponi le tue necessità alla volontà di Dio. La volontà di Dio? Guardati intorno, Aronne! Dio ci ha abbandonati! Signore Dio, ho fatto tutto quello che mi hai chiesto, ma ho solo peggiorato le cose. Mosè, torna dal faraone. Io ti renderò come un dio al suo cospetto. Prendi il tuo bastone e stendi la mano sul fiume. Tu moltiplicherai le mie meraviglie in questa terra. E così essi sapranno che io sono il Signore. Faraone, il Signore Dio ti ha ordinato di liberare il suo popolo. Ah, di nuovo il Signore Dio dell'inganno. Togliti di mezzo, Mosè, o ti calpesterò. Osserva il suo potere. E Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato. Sollevò il bastone alla vista del faraone e toccò l'acqua, e tutto il fiume si trasformò in sangue. In tutta la terra d'Egitto le acque si trasformarono in sangue. E i pesci morirono, e il fiume cominciò a puzzare, e gli egiziani non potevano bere. Un'altra di queste stupide magie. Bene, hai avvelenato l'acqua. Non ho bisogno di bere l'acqua quando ho il vino. Il tuo cuore è duro, Faraone, ma il mio Dio è più forte. Il Signore mi ha istruito. Io ti dimostrerò che Lui è l'unico vero Dio. Faraone, cugino, lascia andare la mia gente. Il tuo popolo soffrirà molto. Alcuni moriranno. Non lo voglio questo. Basta! Il faraone è l'unico dio che devi temere, Mosè. Sarai tu invece a morire, cugino. Ed egli batté il suo bastone sulla polvere della terra e dalla polvere uscirono le zanzare. Nulla poterono i maghi del faraone. C'erano zanzare ovunque, su ogni uomo e bestia. Il faraone ascolta, ma non sente, Signore. E le rane uscirono dal fiume e si diffusero per la terra e morivano a mucchi in ogni casa. Rane? Dio non ha altro con cui tormentarmi? Le rane? Ah!
E poi vennero sciami di mosche. Il bestiame moriva e la terra puzzava. Le mosche sono niente, Mosè. Mosè fa dei brutti trucchi. Esattamente. Solo trucchi e nient'altro. Poi il popolo d'Egitto fu colpito da piaghe. Solo i figli di Israele furono risparmiati. Questo è il segno del suo Dio. Abbiamo mandato a chiamare Mosè e qui adesso. Forse il faraone potrebbe convincerlo a chiedere al suo Dio di lasciarci in pace. Io sono Dio. Non dimenticatelo mai. Sì, certo, faraone. Vi chiediamo perdono, oh grande faraone. Queste sono senz'altro peggio delle zanzare e delle mosche. Parlano saggiamente, faraone. Tutto questo cesserà solo se farai come il Signore Dio ordina. Lascia andare il mio popolo. Liberalo dalla sua schiavitù. Lascia questo posto o morirai. Ma il faraone non voleva ascoltare. Così Mosè allungò la mano verso il cielo e il Signore fece piovere grandine sulla terra. Il fuoco distrusse ogni cosa. Poi vennero le locuste a distruggere i raccolti. Poi Dio mandò le tenebre. Per 3 giorni la terra fu coperta dalle tenebre. C'era luce solo a Gosen e la vegetazione lentamente morì. Per favore, faraone, fa chiamare Mosè. Il suo Dio sta distruggendo il tuo regno. I raccolti muoiono, il bestiame muore. Ti prego, mandalo a chiamare, oh grande faraone. Portatemi Mosè. Allontana la morte dal mio regno. Ramses, quanto aspetterai prima di capire che questa è la volontà di Dio? Non fare altro male alla tua gente. Dio ti ordina di lasciare andare il suo popolo. Hai visto quello che il Signore Dio può fare? Non pensare di essere più grande di Dio. Chi è questo tuo Dio, Mosè? Il Signore Dio di Abramo e di Isacco e di Giacobbe. Il suo nome! Il suo nome! Yahweh! Io non conosco questo nome! Non conosco un tale Dio! Se non vuoi vedere il tuo popolo sterminato, lascia questo palazzo! Il Signore Dio porterà un'altra piaga sull'Egitto. Stanotte a mezzanotte il Signore scenderà sul tuo regno. Egli ucciderà il primogenito di ogni famiglia, dai più ricchi ai più poveri. Solo i figli di Israele saranno risparmiati. Domani tu li libererai, mentre la tua grande nazione sarà in lutto e si chiederà perché il faraone non ha ascoltato le parole di Dio. Tu sei bandito da questo palazzo! Bandito! Se rivedrò ancora la tua faccia, io ti ucciderò! Io piangerò il tuo lutto, Ramses. Addio, faraone. Padre, io sono il primogenito. Ho paura. Non averne. Quest'uomo non è niente. Il suo Dio non è niente. Il suo popolo non è niente. Allora perché ho ancora paura? Poi Mosè chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: Dio mi ha parlato. Oggi è l'inizio del nostro viaggio verso la terra promessa. Stasera voi non dovrete mangiare altro che pane non lievitato e carne di agnello. Che ognuno di voi prenda il sangue dell'agnello, faccia un segno sulla propria porta e non esca di casa fino al mattino, poiché stanotte il Signore Dio verrà e punirà i nostri oppressori.
e ci proteggerà dal distruttore. Quando la morte vedrà il segno con il sangue di agnello sulle porte, andrà oltre la vostra casa e non farà del male a nessuno di voi. Ma quando lasceremo questa terra, voi dovrete sempre ricordare di festeggiare questa notte, la Pasqua del Signore. E il popolo fece come il Signore aveva ordinato. Grazie a Dio. Già. Pietà per i primogeniti d'Egitto. E alla mezzanotte avvenne ciò che Mosè aveva detto. Tutti i primogeniti d'Egitto furono colpiti. Non c'era casa dove non vi fosse un morto. E un gran pianto si levò. Gli ebrei di Gosen sono stati risparmiati. Amico mio, mi dispiace tanto. Tu non sei mio amico. Non dirmi più niente. Vai, prendi la tua gente e va. Prendi le nostre ricchezze, non mi importa. Servi il tuo Dio e vattene. Andremo via. I figli e le figlie, i giovani e i vecchi, e tutte le greggi verranno via. Ormai abbiamo visto tutti che il Signore Dio esiste. Mosè, non dimenticherò mai quello che hai fatto al mio regno. E a me. Dio ti ha benedetto, fratello mio. Dio ha benedetto tutti noi. Miriam, devi ricordare. Ricorda questo giorno. La mano del Signore ha spezzato le catene della schiavitù. Che c'è? Sono felice di aver badato al tuo cesto. Hai pianto come un ossesso quella notte. Se non era per te, forse Dio non mi avrebbe scelto. A questo servono le sorelle maggiori. Dio opera anche attraverso noi. Stiamo andando. Andiamo alla terra promessa. Dov'è questa terra promessa? Non lo so. Non c'è una mappa che ci guidi? No. Allora, come? Egli ci guiderà. Io ho fede che ci mostrerà la strada. E il Signore mostrò loro la strada nella forma di una colonna di nuvole il giorno
e di una colonna di fuoco la notte. Andiamo! A questa parte! Ci accamperemo qui. Mosè, Dio ti ha detto come faremo ad attraversare questo mare immenso. Non esattamente. Beh, se fossi in te non lo direi a molte persone. I campi sono abbandonati. I nostri edifici non vengono più costruiti. Non c'è nessuno che badi alle nostre mandrie. Perché avete liberato tutti gli schiavi? Ma lo avete ordinato voi, grande faraone, dopo che il loro Dio ha ucciso tutti... Sono stato un idiota! È stato un momento di debolezza. Ho lasciato che Mosè e il suo Dio avessero la meglio su di me. C'è un solo Dio, il Faraone. Io sono l'unico Dio. Riunite le bighe. Inseguiremo gli ebrei. Quelli che non uccideremo saranno catturati. Che ne sarà di Mosè? Mosè è mio. Voglio vederlo morire. Di capo sei tu. Che cosa vuoi dire, Dathan? Questo è un suicidio! Sì, tu ci hai condotti nel deserto per morire! Ho sempre detto che non sapevi cosa stavi facendo! Ci hai messo in trappola! Non possiamo combattere il faraone! Basta! Che cosa succederà? Il soldato del faraone! Prendete le vostre cose, siate pronti a partire. Ma come? Il faraone? Non possiamo combattere il faraone. Il Signore combatterà per voi. Mi domando che cosa gli abbia detto Dio. Credo che lo scopriremo presto. Mosè. Mosè, ora ti ho in pugno. Al mio comando, attacchiamo. Non abbiate pietà. Dov'è il tuo Dio adesso, Mosè? Buoni. Buoni. Faraone! Fai aggirare il fuoco ai tuoi uomini. Mosè, non puoi fermarmi. Tu morirai per mano mia. Gli egiziani che vedete oggi non li rivedrete mai più. Guardate come il Signore vi protegge. Andate, andate! Allora, vogliamo andare? Sì, sorella, andiamo. Forza, bambini! Presto, presto! Non dimenticate il carro! Thank you.
pensavo di averla persa. Voleva solo vedere i pesci. Te l'avevo detto che ci uccidevano, no? Ci uccideranno tutti, grazie a te! Non abbiate paura! Osservate la grandezza del Signore! Non c'è nessuno come te, Signore. Hai sollevato i venti e gettato il mare sopra i nostri nemici. Hai salvato il tuo popolo prescelto. Ci hai portato via dalla schiavitù, fuori dall'Egitto, come un'aquila porta i suoi piccoli sulle proprie ali. Gloria a Dio! Verso la terra promessa! Così Mosè fece attraversare loro il deserto. Camminarono per molti giorni e non trovarono acqua. Il popolo cominciò a dubitare. Che razza di viaggio è questo? Niente cibo, niente acqua. Vuoi ucciderci? È questa l'idea? Che razza di uomo sei? Ti rendi conto di quello che stai facendo? Vi lamentate. Vi lamentate sempre. Dio non si è preso cura di voi come fa un padre con i suoi figli? Non vi ha promesso una grande terra da chiamare casa? Una terra con acqua, verdi valli e colline? Non vi ha promesso tutto questo? Ma noi abbiamo fame! E sete! Tanta sete! Ma quando arriviamo? E il popolo si lamentò tutta la notte, piangendo. Mosè, abbiamo sete! Mosè, abbiamo fame! Perché tu e Dio ci avete portato in questo posto? Almeno gli egiziani ci davano da mangiare. E anche l'acqua. Io ho un'idea. Torniamo indietro. Se davvero parli con Dio, digli che qui stiamo morendo. Mia moglie non è felice, questo è certo. Non puoi fare niente. Se Dio vi darà l'acqua, smetterete di lamentarvi. Beh, sì, ma non c'è acqua qui intorno. Guardate quanto Dio vi ama! Già che ci sei, avremmo bisogno di un po' di cibo. Hai un altro trucchetto? Signore, queste persone mi stanno facendo impazzire. Non capisco che cosa vuoi che faccia. Apprezzerei il tuo aiuto. Ho sentito le lamentele di Israele. Domani mattina farò piovere cibo dal cielo per voi. Parla con loro. E diglielo. Figli di Israele, Dio ha sentito il vostro pianto. Domani mattina vedrete. Oh.
Madre, padre, venite a vedere. E il mattino seguente fu così. Su tutto il terreno c'era cibo, come brina. Questo è il cibo che vi ha dato il Signore. È la manna, il pane del cielo. Prendetelo e mangiate. Saziate i vostri stomaci. Grazie, Signore. Sa di miele. Mangiate! Mangiate e proseguiamo! Manca ancora molto, fratello mio. Da quella parte, verso quella montagna. Sia fatta la volontà di Dio. Avanti, diteglielo. Ma perché Dio non ci ha dato anche della carne? Non abbiamo altro che manna. Manna, manna, manna. Gli egiziani ci davano la carne. Avevamo pesce, cetrioli e meloni. Cetrioli e meloni non sono carne. Intendevo manzo e agnello. Avevamo sempre manzo e agnello. Sì, davvero? Avevamo un'ampia varietà di cibo da poter scegliere. Voglio dire, ammettiamolo, con un po' di manna non si fa molta strada. Già. Io stesso non avrei potuto dirlo meglio. Ma sei tu che ci hai detto che cosa dire. Signore, che cosa devo fare con questa gente? Non li sopporto più. Tutto il giorno e tutta la notte, che cosa sento? Dammi questo, dammi quello, dammi del pane, dammi dell'acqua, dammi la carne. Signore, non c'è carne nel deserto. Il mio potere viene messo in dubbio. Di loro che avranno il cibo. Grazie, Signore. Ho parlato con il Signore. Lui vi darà la carne. Non solo per un giorno o per 10, ma per un mese intero, finché non vi uscirà dagli orecchi. Questo perché avete dubitato della vostra liberazione. Godetevi il pasto. Ah, Giosuè, mio giovane generale. Io combatto semplicemente per Dio, Mosè. Non sono un generale. Vieni, siediti vicino a me. Un giorno sarai un generale. Dio mi ha detto che farai grandi cose per il nostro popolo. Ah, davvero? Dio mi dice molte cose. Grazie, Mosè. Grazie, signore. Vuoi dire ad Aaron e Miriam che vorrei parlare con loro? Sì, signore. Ci hai mandati a chiamare? Sedetevi, fratello e sorella, sedete. Voi sembrate preoccupati. Mosè, forse hai promesso troppo. Stai tranquilla. Andrà tutto bene, vedrai. So che tu pensi che Dio parli solo con te, ma Lui parla anche con noi. E io non l'ho mai sentito parlare di carne. Anche se tu fossi capace di vuotare i mari di tutti i pesci, non sarebbe comunque sufficiente a sfamare tutto il nostro popolo. Un tempo entrambi credevate. Ascoltate le mie parole, figli miei. Io parlo a tutti quelli che credono in me, ma da Mosè mi faccio riconoscere. Ho scelto lui come mio servitore tra tutti, poiché egli è l'uomo più umile della terra. Quindi con Mosè parlo faccia a faccia. Non dimenticate mai il piano di Dio. Quaglie, qui! Sono qui perché Dio lo ha voluto. Guardate, carne. Andiamo. Spero vi piacciono le quaglie. Ne avremo in abbondanza per il prossimo mese. A me non piacciono molto le quaglie.
cos'è questo strano posto? Qui il Signore mi è apparso per la prima volta. Mosè. Dio mi vuole di nuovo. Ho paura. Non averne. Venite! Venite, ci accamperemo qui! Non riuscite a sentirla? È la voce di Dio! Non siate timorosi! Un giorno sarete tutti in grado di aprire i vostri cuori alla sua voce. Ora devo salire sulla montagna a parlare con Dio. Stai attento, Mosè. Sono con Dio. Veglia sul nostro popolo. Potrebbe agitarsi. Lo farò, fratello mio. Io vengo con te. Ora mi sento più sicuro. Giosuè, devo continuare da solo adesso. Attenderò il tuo ritorno. Ed egli salì tra le nubi in cui si trovava Dio. Restò 40 giorni e 40 notti. Mentre le tenebre oscuravano la gloria del Signore. Mosè ci ha abbandonati, è lassù da un'eternità. È morto, vi dico, morto! Non tornerà mai più. No, lui tornerà. E se invece non tornasse? Se morisse lassù, che cosa faremo? Moriremo tutti qui, tutti quanti! Aronne, costruisci un dio. Un vero dio. Un dio che ci condurrà fino alla terra promessa! Io non posso farlo. Costruisci un dio, o morirai su quella montagna con tuo fratello. O morirai qui giù, con tua sorella. Miriam. Dio ti perdonerà. Ma lo farà, Mosè. Togliete gli orecchini d'oro alle vostre mogli e alle vostre figlie! Portateli ad Aronne! Prendete tutto l'oro egiziano, sì! E prendete anche l'argento, tutti i gioielli! Sì, così! Aronne ci costruirà un vero dio, un vitello d'oro! Chi ha bisogno di Mosè e del suo dio invisibile? Non io, non voi! Forza, che aspettate? Dateci i gioielli, tutti quanti! Dio, perdonami per quello che sto facendo. Ecco il vostro Dio, figli di Israele. Balliamo tutti quanti, cantiamo e lodiamo il nostro nuovo Dio, un Dio che tutti noi possiamo vedere. Non come il Dio privato di Mosè. Mosè, ti darò un modo per vivere. Ti darò i miei 10 comandamenti. Ricordali. Insegnali. Insegnali per il resto del tempo.
sono il Signore tuo Dio. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Non venerare falsi dei. Non nominare il mio nome in vano. Santifica il giorno di riposo. Onora il padre e la madre. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non mentire. Non desiderare le cose altrui. Toccato da Dio. Sembra che qualcuno stia attaccando l'accampamento. Non è una guerra quella che sentiamo, è una celebrazione. Stavolta hanno esagerato. È Mosè! Mosè! C'è Mosè, e allora non abbiamo più bisogno di lui. Abbiamo il nostro Dio! Eccolo qui, guardate! Brilla! Vedete come brilla, è d'oro, oro, oro! È Mosè. Grazie a Dio. È così che ripagate il Signore? Egli vi ha liberato dalla schiavitù, vi ha fatto attraversare il deserto, ha diviso le acque del mare per farvi vivere. Eppure, voi dubitate di lui. Chiamo il cielo e la terra a vedere ciò che avete fatto. Ah, di che cosa avete paura? Del brutto tempo? Abbiamo bisogno della pioggia, non vi pare? Non vi pare? Guardate com'è arido il terreno! Non vi rendete conto che vi ama? Lui ci ha dato questi. Sono i suoi comandamenti. Tutti quelli che credono nel Signore, tutti quelli che sono dalla sua parte, vengano da lui e camminino verso di me. Sì! 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 Siete impazziti tutti quanti! Noi abbiamo un Dio d'oro, eccolo qui! Mosè ha solo un paio di pietre, pietre! Possiamo trovare pietre dappertutto! Lui dice che quelle sono le leggi di Dio, ma sono le leggi di Mosè! Mosè vuole essere come il faraone perché pensa di essere migliore di tutti! Oggi assisterete al giudizio del Signore! Signore, perdonali. Sono dispiaciuti. Se sei ancora arrabbiato, se vuoi punire qualcuno, punisci me per primo. Grazie, Signore. Grazie.
Le sue leggi sono distrutte. Tornerò sulla montagna. Dio ce ne fornirà delle altre. Ma questa volta, quando sarò via, vi farò costruire qualcosa di meglio. Vieni, ho delle istruzioni per te. Vengono dall'alto. Dobbiamo costruire un'arca. Un'arca che ospiti le tavole. E dobbiamo costruire un tabernacolo, in modo che Dio possa risiedere tra noi. Mosè non fa altro che parlare con Dio. Dovrebbe prestare più attenzione a noi. Sì, e anche su dove andiamo. Ci siamo persi, io ne sono sicuro. Per quanto tempo queste persone mi disobbediranno? Per quanto tempo volteranno le spalle a tutto ciò che ho fatto per loro? Forse dovrei semplicemente abbandonarli. Signore, tutti in questa terra sanno quanto sei potente. Le piaghe, la divisione delle acque. Mostra quanto è potente il tuo amore. Ti prego, perdona i peccati di queste persone in nome del tuo amore infinito. Li perdonerò, Mosè. Ma nessuno di loro vedrà la terra promessa. Vagheranno nel deserto finché l'ultimo della loro generazione sarà morto. I loro figli e i figli dei loro figli compiranno il viaggio finale senza di loro. E i peccati dei figli di Israele li costrinsero a vagare nel deserto per 40 anni, finché tutta la vecchia generazione che non aveva creduto morì. Mosè, Miriam, lei è... Lo so. È morta nel sonno. Va tutto bene. Tutti gli anziani stanno... Stanno partendo per un altro viaggio. Stai soffrendo? No. Molto presto vedrò il volto di Dio. Sei stato il migliore dei fratelli, Aaron. Mi hai aiutato. Sei rimasto al mio fianco. Abbiamo creato dei bei problemi al faraone. Ti ricordi? Il serpente. E quelle mosche? Credo che le mosche fossero le mie preferite. Il faraone odiava quelle mosche. Dio ha un grande senso dell'umorismo. Non essere triste, Mosè. Siamo stati benedetti. Siamo stati scelti da Dio. Presto il nostro popolo vedrà la terra promessa. E questa è una gran cosa. Aronne? È con il Signore, come lo sarò anch'io, molto presto. Ma, Mosè, questo non ha alcun senso. Il nuovo mondo appartiene a coloro che credono e a coloro che hanno il coraggio di entrarvi. Ma il Signore ha scelto te. Una volta l'ho deluso, quindi, giustamente, sono stato punito. Lui mi permetterà di vedere la terra promessa, ma non di entrarci. Questo è il mio premio, Giosuè, ed è un premio meraviglioso. Ma il Signore... Parla di me, qualche volta ai tuoi figli, di Mosè, l'umile servitore di Dio. Mosè. Fammi parlare ai figli di Israele un'ultima volta. Certo, Mosè.
figli di Israele! Dio mi ha detto che devo morire su questa terra. No. Giosuè sarà il vostro nuovo capo. Che cosa? Che significa? Voi attraverserete il fiume e vivrete nella terra promessa. E il Signore sarà con tutti voi. Guardandovi intorno, non vi mancherà nulla. Avrete cibo e avrete casa. E i vostri campi germoglieranno. Ci sarà abbondanza. E sarà così per il vostro bestiame e per le pecore. Ma non dovrete mai dimenticare questo viaggio. Mai dimenticare le parole di Dio. Tenetele nei vostri cuori. Ricordate tutto quello che ci ha dato. E se peccate, chiedete il suo perdono. Lui ve lo concederà. Perché? Perché lui ci ama tutti quanti. È ora che attraversiate il fiume Giordano. Andate alla terra promessa. È per questo che egli vi ha portato qui. Andiamo, lode il Signore. Mosè, guidali, mio grande generale. Guidali. Ma tu starai bene. Molto più che bene. Alla terra promessa! Avanti! Oltre il Giordano! Questo è il tuo posto, Mosè. Questo è il tuo posto. E lì morì Mosè. A tutt'oggi nessun uomo sa quale sia il suo luogo di riposo. Non c'è più stato un profeta come Mosè. L'unico uomo che abbia conosciuto il Signore Dio faccia a faccia.